Oh, eccoci qua. Bene, ragazzi, come vi ho detto, dobbiamo comprare un'auto nuova perché quest'auto non funge bene. Quindi adesso. Con che colore la portiamo? Con questa, dai. O se no andiamo con questa qui, però la facciamo gialla. Fa cagare, però. Sembra pure che hai proiettili addosso. La prendiamo, dai, prendiamo questa. Garage. Vendi, ovviamente. C'è toccato. Però possiamo fare dei potenziamenti, che ne dite? Resistenza, però abbiamo aumentato l'accelerazione. Ok. Questo è però a nitro mi aumenta, ma a nitro non la uso quasi mai. Quindi andiamo direttamente a questo. Ah, perfetto. Il tubi di scappamento assolutamente importanti. È inutile da dire, prendo questi. Guarda che il peso vale, eh? Vale molto il peso. In realtà dove prende? Ecco, perché automaticamente si prende tutte e due, così. Il peso lo sta rallentando, non va bene. Buono potenzialmente. Lo stiamo proprio potenziando al massimo, signore. Le sospensioni. Ah, la corazzatura. Rendiamo un po' più pesante, perché sennò qua ci fa un bello scherzetto. Il peso deve essere equilibrato, raga. E abbiamo quasi finito, perché mancano solo le ruote. Quindi resistenza aumentata e aumentiamo il controllo. A posto. Ora sarà una bella macchina mega fotonica. Facendo tutta sta cosa siamo a cavallo. Bene, abbiamo potenziato la macchina della Madonna e possiamo ripartire e rifare assolutamente prima questa. Ora vedrete la differenza, perché abbiamo pure potenziato tutto che ha acquistato. Ora vedrete come la guiderò adesso. Sa, è già molto più veloce rispetto a... Sparisci tu. Guardate quanto è più controllabile. Notate la percezione. Guarda, guardate come riesco a guidarla bene. Delta, sparisci. Ok. Chi è che tiene quest'auto? Non me la ricordo che ce l'ha. Chi ce l'ha? Non mi ricordo se uno dei nostri compagni ce l'ha. Piloti, avversari. Vabbè. Chissà. Bastardo. La botta l'ho ricevuta. Guardate come li raggiungo adesso. Guardate la differenza di prima, eh. Questa è una macchina da competizione del livello superiore a quelle delle gare successive. Non questa qua. Questa già è troppo qui. Non c'è competizione adesso, raga. Già con questa macchina potenziata non c'è più competizione. Se quell'altra la potenziavo solamente, allora c'era ancora un po' di combattimento. Però credo che avete già notato quanto sono forte adesso così. C'è
Cioè, sono molto più veloce. Controllo estremamente elevato. Quasi quasi mi manca di riprendere la macchina vecchia. No, vedete? Guardate quanto sono diventato più con tutti i potenziamenti. Nuovo record, ho pure sbagliato perché sono andato per sbaglio addosso a una cosa. Vabbè, la rifacciamo. Guardate qua, guardate qua. Oddio, ho visto una cosa volare. Ah, se notate come i piloti cambiano per ogni combattimento, non è che sono tutti preimpostati e probabilmente sono tutti la stessa situazione. Va bene. Ho visto una cosa che potevo anche non vederla, però andava. Sono di nuovo primo. Mi sono fatto una macchina troppo potente, raga. Sembro a Red Bull nella Ferrari. Oh, che cosa ho preso? Solo io mi potevo prendere una cosa che mi doveva far sbattere fuori. Che palle. Idioti, mannaggia a voi. Non mi avete permesso proprio di saltare. Vabbè, vittoria. No, terzo. Mi sono vantato un po' troppo del mio potere. Lo ammetto, però guardate di quanto secondi pochi. E volevo girare e mi ha fregato alla fine Gil, perché voleva andare dritto e io invece l'ho tagliata la strada e quindi. Mea culpa effettivamente. Mea culpa. Però avete visto come sono arrivato sempre primo facilmente. Un po' quello che mi dispiace, posso arrivare facilmente primo. Vorrei un po' l'adrenalina di combattere un po', invece già ho potenziato troppo. Scusami, Delta. Però non l'ho fatto malissimo. Da qualche parte fuori. Brava Kate, così si fa. Super avvicinamento. Allora, se non fai errori, tu puoi arrivare primo tranquillamente. Però non vi credete, mi sono fatto potente perché la macchina è adatta per le gare quelle successive, non questa qui. Questa è un po' superiore. La mia vettura, guardate come la supera di velocità. Cioè, si vede, cioè, ho detto, sono apparente a Red Bull e vabbè, l'ha ammazzata, però le posso anche evitare di prenderle. Però vedete quanto vado veloce. Però ho un pessimo controllo con le ruote. Minchia, che slittata che fa. Dietro, ma non riesco a guardarti. Sì, perché volevo guardarti dietro, cavolo. Perché non mi ricordo il tasto per vederti. Aia, la botte l'ho presa. Minchia, che botte sto prendendo lateralmente. Cioè, da una parte è perfetta, dall'altra no. Wolf, non ti permettere. Sì, io ogni tanto devo guardare la minimappa per capire che sta facendo. Sì, perché il cacchio mi metto a guardare al volo dietro la prospettiva, sarei un idiota. Perfetto, vittoria.
e faccio pure un bel record, perché veramente il tempo di giro è stato velocissimo, forse un po' troppo veloce, abbiamo fatto meno di un minuto. Palese. Dai, vediamoci un momento di replay. Che poi non c'è nessun'altra macchina che ha la nostra. No. Non c'è, noi siamo... No, invece sì. È quella di Jason. Oh, quella di Jason abbiamo stessa vettura. Buona sapere. Beh, è successo qualcosa, mi sembra di no. Ah, ecco la porta di Sofia, che si è fatta male. Ok. Gilma ha rotto un po' le scatole in certe occasioni, lo ammetto. Comunque hanno fatto bene avercene Automate di aggiungere quei quattro piloti, perché quando si era in otto e tu eri molto bravo, tra virgolette, cosa che spesso si è quando giochi molto, e succedeva che effettivamente nessuno ti sopraclassava. Invece hanno messo questi Jill, lei, vabbè, Delta e Wolf. Madonna che botta, questa la voglio. Pratica. Ciao Jack, stai volando Jack? Sto volando Jack! È volato Jack. Ok, questa era cattiva. E Jason. E quindi, essendo che diciamo che gli unici forti erano Jack, Jason e Sofia, e poi c'eri tu tecnicamente, gli altri tre potevo competerti. Gli altri erano sempre... Frank arrivava in certe condizioni verso i primi posti a un errore e ti... O ti buttava fuori o buttava fuori altri e quindi fine. Sally è neutrale, perché può essere forte o non forte, dipende spesso dalla partita come gli gira. Ray fa cagare, Kate fa cagare. È ovvio che tu dici, mannaggia, qualcuno più forte non c'è. E infatti hanno messo lei Bing, che è a livello di Sally, però un po' semi-Sonia, Sofia. E poi hanno aggiunto appunto anche Jill, che non scherza pure lei. Kate per esempio è forte nella gara e nel rally, però quando iniziano a fare quelli là da strada, Sally te la puoi pure dimenticare. Gli altri non mi ricordo, Curtis, cioè Wolf e tutti gli altri nuovi quanto erano forti. Onesto. Bene, andiamo. Che le manca, madonna che botta che ha preso. Così impari a colpire Jason. Pronto. Poi ti permetti di colpire Jason. Vuoi dei migliori amici. Vabbè, ma tu ti affezioni a certi piloti, signori. Ah, è vero, devi andare dritto. Ho rallentato e pensavo di girare. Vedi però che sei scemo. Vabbè, Sofia sei anche peggio però, eh. E però vabbè, accelerare, bravo, e però c'è. Vai Jack, scelgo te, però. Ho un conto in sospeso con quel piatto. Comunque cacchio. Jill. Aia. Jason. Jack, scusa. Non ti permetto. C'è pure Jason. Oh, sapevo che ti prendevo l'angolino. Tu basta, tu quel ci sta un'altura, tutto fermo. Mamma mia, no ragazzi, è bello quando... Io gioco questi giochi perché mi diverto. Sembra strano, ma mi diverto più questi... Mi diverto più questi giochi che quelli là moderni. Che assurdo. Eccoci.
Ok, diciamo che un altro gioco che mi ha divertito un po' di più, lo ammetto, è stato Breaking Fest, come si chiama? Lutto che hanno fatto il gioco, questa casa, che è Lutto, il penultimo, non so, mi sembra che è l'ultimo, che l'ho accettato molto. Però erano piloti randomici, non c'erano personaggi specifici e cose varie. Infatti questo mi rendeva un po' triste perché era molto randomico. Ok, metteva dei nomi di giocatori veri, però erano degli NPC tecnicamente in single player. Tutte donne lì davanti, inizio. Potere femminile. Va bene. Cosa cacchio sto prendendo che non lotta il posto? Le potete da orbito. Sì, perché non controllo, però quello che piglio che mi butta fuori. Sì, basta una cosa lì a terra e mamma. Se ho perso anche il controllo, sto prendendo il controllo. E tu non hai niente, mi sono ristabilizzata. Lei mo arrivo, e poi il bello che viene, il cappello texano, però è un cognome puramente giapponese o cinese. Madonna! No, cavolo. Mizzica, un errore sta. Cazzo, un errore. Per un errore, raga. Cioè, la perdo per un errore. Frank, tu sparisci. Frank! Vaffanculo, Frank. Scusatemi, eh. Cioè, io ho perso le posizioni per un errore, dai. No, cioè guarda quante cose a terra ci stavano, mizzica. Qua l'abbiamo persa. Oh, qua di 9 secondi secondo me abbiamo fatto. Secondi, wow. Per uno di nuovo, mannaccia Jill. Mannaccia Jill. È stata colpa mia perché ho perso all'inizio la prima gara che potevo arrivare il primo tranquillamente. Lo ammetto, mea culpa, mea culpa, mea culpa. È stato mea culpa. Non lo dovevo fare, mi sono troppo vantato della mia velocità. Ci sta, ci sta. La gnit proprio. La mia sciagurata abilità. Qua ho sbagliato io. Cioè nella prima gara ho sbagliato palesemente. Madonna, il bordello che seguì la massima, sono qua. Del peggio del peggio, non si capisce nulla. Ok, minchia, non si è portato un Kaiser. Sono qui. Qua neanche il programma non ha capito cosa vuole. Non sapevo dove andare, mi sono spostato lì. Il così impari. Frank, non rallentare, non rallentare. Arrivo. Ho detto di non rallentare. Se ti ho detto di non rallentare, c'era un perché. Vabbè, volevo. Sì, mi ero messo in una situazione che non sapevo come salire. Là ho sbagliato io. Non so che è successo. Ancora? Frank è pericoloso, sta dando disturbo. È in fase di dare disturbo.
Ma infatti la disturba, la disturbo, lo sapevo, oh, madonna, lo sapevo. Sapete come si capisce quando Frank è in fase di disturbo? Inizia a accelerare e poi non, poi fa danno. Cioè, quando inizia a accelerare che capisci che ha perso il controllo della vettura. Mamma mia. Ormai lo conosco a memoria. Meno male che non li ho seguiti. Scusa, chi è il primo posto? Madonna, volevo fare una curva bellissima, è andata malissimo. Ho sbagliato la curva, scusa gente. Il mio obiettivo era un altro, per andare a fare una bella curva in realtà. Minchia, se ti facevo un sorpasso in quel modo. Del salto era bellissimo. E non l'è stato. Ok, mo chi è qui davanti? Lei? Lei. Lei? Sì, è lei. Sì, è lei. Dove dai, un nome che mi devo ricordare di lei. No, perché lei è bruttissimo, lei. Che probabilmente non si pronuncia come dico io. L'ho vittoria. Ok. L'ho rischiata di nuovo, cavolo. Mamma mia, quanto l'ho rischiata di nuovo. Ma questa volta non volevo fare l'errore questa volta. Questo è quello che ti succederà quando inizieremo a avere macchine più veloci. Eccola, e cominciamo benissimo, Frank. Ma cavolo, non abbiamo visto le scene di Frank, cavolo. Mannaggia, me lo sono dimenticato di guardarlo. No, perché io avevo detto, Frank fa danno. Alle dietro potevamo vedere l'inquadratura alle spalle. Ellie, vieni con me, ti accompagno. Qua ti sto aiutando a accelerare, dai. No, ho sbagliato. Vabbè, ormai ho preso. Dovevo prendere un'altra traiettoria. Non mi piace questa. E no, non faccio il salto col cavolo che sono così pazzo a fare il salto. Perché il salto te rischia, cioè è un modo per prendere adrenalina, poi dopo non conviene usarlo. E poi perdi molta posizione, quindi sei là. Quindi devi fare un salto fatto proprio bene. Ma a rischio e pericolo. Uè, Delta, c'è Delta. Ciao Delta, come va Delta? Dai di buttarti fuori. Al primo posto di nuovo lei. Sì, vedo quel cavo che mi faccio qui. Avete visto, più sono veloce più mi dimentico di girare là. Bravo Jack, però te devi sparire. Ecco.
tanto a livello successivo saranno competitive quanto la mia, eh. Solo che io devo riabituarmi in velocità in queste stradine. Ok, ho preso il tempo. Jack? Io te meno. Dai, tuffati. Bravissima. Come come perdere la posizione. Cretina. Ha perso molto la posizione. Ha perso molto la posizione. Aia. Abbiamo vinto e Madonna. Lei Bing ha perso tutta la posizione. Sta di nuovo dodicesima. Minchia, che errore brutto che ha fatto. Ok. Ottimo. Ora possiamo fare anche... Te la butto là. Argento. Va bene. Oh, ce l'abbiamo quasi fatta, finalmente. Ma ripeto, prima abbiamo sbagliato per quell'errore che saremmo a scenario diverso. Sì, perché uno mi dirà, vabbè, potevi anche ricominciare la gara. Perché devo ricominciare la gara? Dov'è il divertimento della roba? Il bello di questo gioco è ricominciare da capo e rivedere come si è evolta la cosa. E se riesci, bene o male, a avere buoni livelli. Buon livello e buona strategia di per... Bravo, Ray! Così si fa. Oh, ci ha provato. Dategli dei punti a quell'uomo. Una botta frontale lì è talmente pericoloso che non avevo idea. E c'è dei tubi. Lei e... Oh, Kate davanti a tutti. Quasi cosa faccio vincere a Kate? Kate non vince quasi mai. Madonna, come l'ho buttata male a quella. Lei mi sta odiando, ma anche Jill, non scherzo. Jill è forte a modo suo. Che facciamo? Arriviamo secondi? Dai, c'è Kate. Dai, c'è Kate. Non vince quasi mai lei. Mi farebbe una tenerezza se per una volta che non vince. Dai, Kate, sei pure carina, pure il costume là. Bello quello, eh. La buttiamo fuori, la buttiamo fuori. Dai. Ora vediamo cosa succede. Avete visto come ci ha raggiunto Sofia? Ma è stata distrutta. Oh mio Dio, poverina. Siete fastidiosi tutti e due. Cosa ho appena fatto? Guarda, mi sto divertendo a buttarle fuori a queste due piuttosto che si sono colpite a vicenda. Così si fa. Jason ha raggiunto la terza posizione. Aia, aia. Mi sono distratto, mi sono distratto. No. Vabbè. Bravissime, continuate così tutte e due. Continuate così. News. Madonna, Delta è morto. È morto Delta.
Cioè è morto, è fuori, sono distrutto, però tecnicamente la macchina, quindi il pilota arrivo più o meno, anche se ha fatto forse 10 metri di tuffo, però tecnicamente. Due auto. Frank Malkov e Jason, minchia. Che botta! Minchia, che botta che ho preso, ma mi sono un attimo incantato un attimo di quello che era successo. Mamma mia, ok, vittoria, dai. Ah, che bella soddisfazione. Visto? Oh, Keita aveva fatto 10.10, oh, complimenti. 5-5-10, però, bello. Bene, ragazzi, possiamo staccarla qui. Cosa abbiamo sbloccato? Ah, avevamo già sbloccato giusto quello. Bene, ma dobbiamo fare questo, che è bello lungo, quindi al prossimo video. Qui dal 38, passo, e bella, ragazzi.